Sindaco Roberto Bodrito, siamo alle soglie del nuovo anno, sta per concludersi un 2021, possiamo dire difficile, il secondo dell'epoca Covid. Come l'ha vissuta nel suo comune? Ma devo dire effettivamente che sono stati 2 anni ormai quasi veramente complicati e difficili. Devo anche dire che colgo l'occasione anche però per fare un ringraziamento alla maggior parte della popolazione che comunque ha avuto un atteggiamento molto responsabile e un ringraziamento particolare va soprattutto ai giovani, ai ragazzi, ai più piccoli perché hanno sofferto tanto in questo periodo e hanno dovuto rinunciare a cose che veramente sono la libertà di poter uscire, di poter stare con i loro compagni, quindi credo sia stato uno sforzo veramente molto alto. Devo anche ringraziare chi in maniera volontaria ha permesso che potessimo fare anche una vaccinale a Porto Emilia, quindi questo ci ha permesso di avere una percentuale molto alta di vaccinati grazie al fatto di non doversi spostare fino a Verduno, quindi con uno spostamento soprattutto per gli anziani che sarebbe stato molto complicato. Quindi un ringraziamento di cuore va a tutte le persone che si sono adoperate per far sì che ancora oggi si continui a vaccinare in loco a Porto Emilia. Ecco, situazione Covid, contagi, vaccini, come procede? Ma devo dire che la situazione si sta facendo la terza dose, e quindi bene dal punto di vista dei vaccini. Dal punto di vista dei contagi abbiamo avuto un piccolo momento di crisi qualche settimana fa. Oggi devo dire che incrociando le dita siamo a zero, però dobbiamo tenere molto alta l'attenzione perché abbiamo visto che basta un poco, basta un nulla e quindi ci rivolgiamo sempre alla cittadinanza che abbiano sempre degli atteggiamenti responsabili. Devo anche dire che abbiamo cercato comunque in questo Natale di fare alcune cose anche in maniera molto, molto attenta, però di non rinunciare a farci gli auguri, soprattutto, ripeto, anche per i più piccoli, per i ragazzi, con alcune iniziative proprio legate a loro. Ecco, tema ai più piccoli, da un paio di giorni è iniziata la campagna vaccinale Sì. per i bambini 5-11, un tema difficile. Come è stato preso nel suo comune, visto che a livello nazionale ha suscitato abbastanza Ma alcune sì, critiche? ovviamente ci sono riflessioni, però da cosa ho visto c'è subito stato un discorso di adesione. Io devo dire in prima persona, io ho una figlia che ha 11 anni, quindi abbiamo fatto l'adesione e aspettiamo di essere chiamati. Credo che sia l'unica strada percorribile, quindi mi auguro che ci sia una forte adesione, per cercare di avere un Natale il più sereno possibile. Ecco, quindi un consiglio non solo, possiamo dire, da sindaco, ma anche da genitore in Sì, questo caso. assolutamente sì, ho fatto il mio esempio, quindi io ripeto una bimba di 11 anni anche, e quindi consiglio a tutti di andare in quella direzione perché è l'unica strada percorribile per poter fare un periodo, un 2022 ci auguriamo con una serenità maggiore e che possiamo riprendere tutte le attività in maniera ordinaria. Ecco, rimanendo su Porto Emilia, è stato un anno denso di iniziative, dalla Fiera della Nocciola a Porto Emilia e Cultura. È stata un'occasione per ripartire? Qual è stata anche la risposta della cittadinanza? Ma ovviamente sono state scelte difficili, però devo dire che c'è stata molta determinazione nel volerlo fare. Naturalmente in sicurezza, anche qui dobbiamo ringraziare i tanti volontari che ci hanno aiutato e permesso di fare queste iniziative. C'è stato un ottimo riscontro sia per quello che riguarda Porto Emilia Cultura, che è una strada che vogliamo percorrere, quindi affiancare alla nostra enogastronomia, al nostro prodotto principe che è la nocciola, affiancare degli eventi culturali perché possono portare tante persone da fuori a conoscere il nostro territorio. È andata bene la Fiera Nazionale della Nocciola, abbiamo voluto dare continuità perché purtroppo siamo diventati Fiera Nazionale 2 anni fa, in coincidenza con la pandemia, e quindi siamo pronti anche a affrontare il 2022, adesso stiamo proprio mettendo in piedi le prime cose ovviamente lavorando sempre un po' con un occhio a questa situazione. Ecco, lei è anche presidente dell'Unione Montana Altalanga, allo stesso tempo dell'Enoteca regionale, quindi diciamo che ha un occhio privilegiato sul territorio, quasi in senso trasversale. Quanto ha patito negli ultimi anni e quanto il territorio può essere però un'occasione per ripartire? Ma allora, per quello che riguarda il nostro territorio, dico che si sta lavorando molto su quello che è il discorso Altalanga, parlo di Unione Montana, perché è sicuramente un brand vincente. Abbiamo visto
quello che è successo negli ultimi anni, anche pre-pandemia, ma anche quello che è successo quest'anno. Cioè, la gente ha riscoperto il nostro territorio, che ha una grandissima potenzialità. Abbiamo visto tanti turisti che si sono avvicinati a noi, anche un turismo di prossimità, però era importantissimo, è servito per far conoscere le opportunità che dà questo territorio, che sono il fatto di poter camminare, il fatto di poter, quindi la sentieristica, le bike, andare a cavallo, un'enogastronomia di altissimo livello e tanti eventi culturali. Quindi io credo che la pandemia ha portato la gente magari a non andare lontanissimo, ma ha scoperto questo territorio che è fantastico, un territorio ancora vero, che è la nostra Altalanga. E noi su questo stiamo lavorando per arrivare a promuoverlo sempre più a livelli alti. E dal punto di vista dell'Enoteca di Grinzane, devo dire, parto da un dato: il 2021 ci ha visto con dei numeri in alcuni mesi superiori al 2019. Quindi anche qui vuol dire che la gente ha apprezzato, è stato fatto, devo dire, nel periodo di pandemia uno sforzo importante per cercare di, siamo ripartiti anche con il rinnovare il nostro sito internet, tutta la nostra comunicazione. C'è stata un'iniziativa fondamentale per il territorio che è servita a portare tanti turisti in più, che è il Museo in Vigna, quindi un'iniziativa inaugurata proprio nel 2021, museo ecosostenibile a cielo aperto, che è andato un po' a completare l'offerta di questo posto fantastico, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che è un punto di riferimento per tutto il territorio di Langhe-Roiera. Che 2022 si aspetta? Ma io tendenzialmente sono ottimista, però rimanendo con i piedi per terra, quindi io credo che noi dobbiamo lavorare sempre per questo territorio in grandissima sinergia. Non sono parole di circostanza, io voglio ringraziare in questo contesto l'ente turismo di Alba, perché stiamo con loro facendo un lavoro veramente importante, che è quello di promuovere un territorio intero con tutte le sue peculiarità. Ringrazio anche i sindaci, perché sono sempre in prima linea e lavorano mettendoci sempre la faccia, io dico, tanti piccoli comuni, ma uniti possono davvero andare lontano. Lo stiamo facendo anche con l'amministrazione di Alba, stiamo lavorando in grandissima sinergia con loro, perché questa è la strada. Quindi se noi lavoriamo compatti, uniti per questo territorio che è fantastico, io credo che possiamo avere un 2022 ancora in salita, con numeri importanti per quello che riguarda il nostro turismo, per quello che riguarda le nostre aziende. Dobbiamo sempre ricordarci di ringraziare gli imprenditori che hanno deciso di rimanere sul nostro territorio, che non è un territorio facile per la viabilità, stiamo anche lavorando su quella partita. Però ripeto, lavorare assieme, lavorare tutti uniti può portare veramente a grandi risultati anche per il 2022, naturalmente con sempre grande attenzione a quello che è il problema della pandemia.